Benvenuti su Hubbles, il miglior canale sul tubo italiano, con il Dottor Meg e il Signor Rune. E ritorniamo con Snake, che non è più una recluta, in Metal Gear 2 Solid Snake. Bene, nello scorso episodio... Prima di tutto, voglio fare una precisazione. Noi abbiamo finito Metal Gear 1 nell'unico modo in cui era possibile finirlo, ovvero a livello 4. Qui sì. Ci fanno iniziare da livello 3, vuol dire che Snake è talmente idiota che ha perso... Probabile. Ok, quindi al momento non ci sono nemici, sembra. Però adesso ci arriva una chiamata. Attenzione. Ah, Holly White! Sono entrata a Zanzibarland circa un mese fa, fingendomi una giornalista. Con quella fascia verde? Ho un'idea abbastanza chiara su come funzionano le cose da queste parti. Cercherò di aiutarti in tutti i modi possibili. La mia frequenza è 140.15, chiamami più tardi! Stay tuned! E provi, signor, non è chiamare il 140.35? Ah, giusto, quello che avevamo trovato nello scorso episodio. Quindi possiamo chiamare ben 8 persone. Un sacco di gente. Beh, non ci risponde il... Ah, giusto. Il 100... Ok. Nel comando centrale c'è una mappa di tutto il complesso. Uh-huh. Ti consiglio di andare a controllare. A dopo. Va bene. Beh, almeno i consigli sono utili. Per il momento. Questo dottore mi dice tanto, parente di Snyder. Così, Per tutto quanto il gioco non si fa sentire, poi a un certo punto viene fuori. Ma io te l'avevo detto, ma vaffanculo. Esatto. Combatti quando devi combattere, uccidi quando devi uccidere, queste sono le regole da seguire sul campo di battaglia e in un gioco d'azione. Ok. Questa te la stelterizza anche... quando puoi stelterare, non ce l'ha scritto. Esatto. Ma soprattutto tocca Umin quando puoi toccare Umin. Lì ci sono tipo 10 nemici, quindi non è... Lì signor Rune prova contro un tizio, Non so se l'ha visto. Quindi fondamentalmente bisogna guardare. Un occhio su, un occhio alla mappa. Non è affatto semplice questo gioco, signor. E si butti giù. Perfetto. Non sappiamo quanto siamo alti. Tanto perché quello là lampeggia? Non lo so. Adesso noi, come avete visto, abbiamo preso direzioni totalmente a caso. Questo viene di qua da me. Oh, porca puttana! Mi sono dimenticato che... Non ha il silenziatore, sì. Esatto. Però lui non ci ha ancora scoperto, è in allarme. Però ho sentito il rumore. Ma non ci ha ancora scoperto. E non ha neanche dato le armi agli altri. Ok, adesso riprende a fare il suo giro. Beh, però... Però è interessante. Posso fare rumore contro i muri? Merda! Si può fare rumore contro i muri. Menando bene il muro e mette il rumore. Vediamo dove ci fa ripartire. Dalla volpe, supponiamo. Perfetto. Sì. Okay. Quindi. Allora è anche gestibile a livello di checkpoint. Sì, per il momento. Quanto? Sì. Va bene. Allora, noi la richiamiamo. E lei ci dice, ma ciao! Ah, attenzione! Nei baraccamenti. Risentiamo la solita Snake, avanti. Allora dice cose random così. Ok, al quarto piano dove si trovano gli alloggiamenti dei soldati c'è un bagno. Ah, ci sono anche una sala mensa, spiegatori e i baraccamenti. Quindi al quarto piano. I baraccamenti sono dove dormono fondamentalmente. Lui non ci dice niente. E il nostro amico invece è... Troy Campbell. Quello dei fagioli, tra l'altro. Esatto. Allora perché non ci avete mandato lui, voglio capire. Cioè, 140 e 38. 38, no, quindi non era 35, mi ha sbagliato.
Quindi fondamentalmente lui ha un set di cose da dire. Eccolo. Oh. Master Miller si chiama. Sì. Ciò che fa la differenza è la capacità mentale di superare la paura di portare a termine il compito assegnato. Passo e chiudo. Va bene. Quindi cioè, è la nostra guida spirituale. Cioè lui era quello che ci doveva dare una mano nelle situazioni critiche? Non fare cazzate! È d'aiuto, eh. Niente, qui non possiamo entrare. Ci vorrà la tessera. Il tessera! Il Tesseract! Si infili tra i carri armati e ora passi sotto. Bene. Ok. Merda. Adesso passa qua a sinistra. Ok. Tec. Lei mi guardi le mappe, allora sì. Ok, qui non possiamo passare. Però può andare su. Possiamo andare su. Lì c'è una attenzione telecamera. Alla telecamera. Lì però c'è una finestrella, signore. È vero. Provi. Non possiamo. La telecamera non me la mostra, glielo dico. Ok. Cosa? Ah, è il pavimento che emette quel rumore. No, sono d'accordo, ma cosa vuol dire? Che... Oh, signor. Proviamo a chiamare qualcuno, sentiamo cosa ci dicono. Vediamo. Tutti Master Miller, magari anche no. Quando fai rifornimento di liquidi, non dovresti bere più di 100 centilitri per volta. Quindi un litro. Esatto. Quando il corpo assorbe fluidi, brucia una quantità di calorie direttamente proporzionale alla differenza di temperatura che intercorre tra esso e il liquido ingerito. Ha capito? Questo è importantissimo ai fini della missione. Perché se beve troppa acqua, è un casino. Il corpo brucia calorie per alzare la temperatura del liquido ingerito e renderla pari alla sua. Inoltre il flusso di sangue si affievolisce, anche con la grappa, rallentando le funzioni cerebrali. Quindi non bere molte bibite mentre giochi. Passo e chiudo. Non avrà mica fatto Campbell. Sì. Ah sì. Se hai bisogno di informazioni sui mercenari, sulle armi nemiche, chiedi a George Casler. Così, gente a cazzo! Viene. Oh, aspetta! Chiama Pino dalla porchetta che. 140.90. Va bene. Non questo però non risponde, probabilmente a cazzo. Esatto. E vediamo di sentire Holly. Che Holly fondamentalmente è la guida turistica. Sì, il palazzo Zanzibar, la torre, si riforniscono d'acqua dalla stessa fontana, non la possiamo bere. Questo potrebbe voler dire che sono collegati tramite il canale di... Scolo. Perfetto. Ah, ritorniamo ai canali. Va bene. Allora, se lei emette un rumore dando... un amichevole pugnetto, perfetto. Lì potrei fare anche di questo io. Buona. Solo guarda che se si può prendere qualcosa. No, vero? No, eh. Peccato. Era bello. Quindi sostanzialmente una... Beh, però qui però abbiamo la mappa. Ah, la mappa. Ma noi dove siamo? Secondo me noi siamo nel primo edificio, perché la torre è dall'altra parte. Ah. C'è, quindi secondo me c'è questo edificio con i vari piani. La foresta o quello che è, e poi la torre. Figo. Quindi qui destra. Tanto sì, anche perché là c'è anche la telecamera. Aia, arriva però. Merda. Vada. Cazzo. Buona lì. Che culo. Occhio che a sinistra c'è un altro. Lì però c'è un altro cane di scuro, signor Lure, non so se hai visto. No. Lì c'è un'altra porta. E lì però sono tipo tutto il mondo è qui. Esatto. Allora. Vediamo se... Mantenga sull'esterno. Bravo dottore. Ok. Cos'è questo? Munizioni, che però avevamo già fatto. Ah, ok. Full. E qui c'è un ascensore. Non possiamo aprirlo. Ha provato con il tasto giusto per... Qual è il tasto giusto?
Non lo ricordo. Davanti, cioè rispetto prima tutto quanto con. Ma non diceva che per aprire l'ascensore delle istruzioni bisogna pigiare un tasto? Il tondo, sì. A meno che non sia sul pad. Minchia, così l'hanno fatto? Lì. Non si. Non si credo mai. Cioè bisogna. Ma neanche in Tomb Raider. Attenzione perché lì c'è la botola, Che però non possiamo aprire. Ah, scendiamo o saliamo? Giustamente. Su di uno. Quanta tridimensionalità. Ok, quindi l'ascensore salva. È importante questo. Allora, al secondo piano. Allora, qui ci sono diverse vie. Ce n'è uno che si sta avvicinando però. Quindi tocca stare. Chi è? Adesso sta facendo la spola lì. Quello a destra. Adesso sta facendo la guardia lì davanti alla nostra via. Eccolo là. Merda. Vabbè, ma poi. Qui tocca farla tutta. E che cazzo. Ma che come ha fatto? Merda! No, come ho fatto a mancarlo più che altro? No, come ha fatto a vederla che era nascosta dietro lo scatolone? Forse tocca, bisogna essere. Perché lui comunque si vede che c'ha un minimo di raggio a cono, non più. Perché prima cosa avevamo? Avevamo il soggetto che guardava in un'unica direzione. Adesso probabilmente si riescono. Ok, quindi. Bisogna andare sempre stealth. Teoricamente. Dai, levati dalle balle, su. Ok. Bravo signor. Beh, col senno di poi potevo anche andare a sinistra in realtà. Sì. Però in effetti sono tutti quanti dentro la stanza degli ascensori, quindi fortuna che ne siamo usciti. Ah, però qui c'è una porta. Ok, lì non dovrebbe più battere, però di. Attenzione. Anzi, ce ne sono due, signor Lune. Uno sta scendendo. Ok. Qui ragazzi veramente non si può colpire nessuno. Attenzione! Tesseract! La metta è Tesseract 1, tanto ormai non abbiamo più. In effetti l'ascensore. L'ascensore di sotto aveva bisogno di una tessera per andare avanti. Uno dei due. Razioni, buone come il pane, non la vede nessuno. Ok, io me le equipaggerei anche. Oppure me le equipaggerei, diciamo, tra quelle che lui usa in automatico. La stanno circondando tra un po', signor Luna. Ok, se ne va, perfetto. Il signor Luna va in stento. Andiamo a sinistra? Sì, facciamo almeno il giro di tutto per vedere cosa c'è, perché magari ci perdiamo dei pezzi. Ah, cazzo, porca troia. Ok, perfetto, signor Luna, guardate che cecchino. Io me ne andrei per i cani di scuola. Quello lì è un bucotto? Mi sa di sì. Non è stata media geniale. Ah, c'era. Occhio, music texeract. Music texeract. Ok, munizioni che fanno sempre comodo. Super, super, super. Ma sì, Madonna. Chi se ne frega, fuori dai ball. Tocca che ci nascondiamo in un cane di scuola, signor Lune, sennò qui ci inculano. Perfetto. Ok. L'hanno visto ormai, tocca che scappa. Fuga, fuga, fuga. Non mi avete mai, pezzi di merda. 11 secondi e fugge. 7. Perfetto. Data. Ok, quindi guardiamo. Diciamo che avendo visto nessuno. Sostanzialmente tutto. Lì cosa succede? Ah, ok. Bella quindi. Merda. Beh, però almeno sappiamo che lo possiamo usare per nasconderci. Sì, ma ormai. Adesso dobbiamo andare qui dove c'è il. No, quindi non basta la tessera numero 1. Già. Io a questo punto tornerei direttamente all'ascensore e torniamo giù. Occhio, non passi da lì, passi da sotto.
Quindi abbiamo scoperto un sacco di nuove feature. Occhio, no, arrivano tutti quanti lì. Tocca aspettare che se ne vadano. Ma stanno cedendo? No, cazzo. Vabbè, tanto ormai. Fuga. Pezzo di merda, muorici. Anche tu. La vita è solo 4, signore. Merda, esatto. Niente. Faccia lei. Ma direi che a sto punto. Beh, facciamo un piccolo taglino e ritorniamo qua. Una cosa veloce. Ma dov'è? Da dov'è il taglio? Da qui sempre. Tocca di fare tutto quanto il livello. Vabbè, quanto ci stiamo. Tanto ormai abbiamo visto. Possiamo far vedere. Faccio capire. Tanto qua non c'era nient'altro da prendere. Una razione sopra. Vabbè, la razione cosa vuole che dica? Se la vuole prendere, la prendiamo, yeah. Però. Ah, anche via. Lì c'era una porta. Dove? Lì. Di dove? Lì davanti a noi. Ah. Il binocolo! Il binocolo, signori! Che teoricamente non dovrebbe servirci un cazzo, perché abbiamo la vista super mega figarulla. Beh. A meno che non serva negli spazi chiusi. Provi ad utilizzarlo. Ok. Vada. Ah no, sì, negli spazi chiusi serve. Sinistra? No, non c'è sinistra. Ah, ok. Perfetto. L'unico spazio chiuso che vediamo è questo. Ottimo. Quindi andiamo pure. Sperando che non ci siano cattivi. E infatti ce ne sono ben due. Che sfiga. Fuga. Vabbè, ma figa puttana però. Porca troia. Qui dobbiamo andare. Dobbiamo andare tutto a destra. Sì. Sì. Tutto a destra, poi aprire la porta sopra. L'altra porta non si apre con la testa 1, già lo sappiamo. E che cazzo? Tocca prendere prima. Ok, va bene. Ho paura che non riusciremo ad arrivare alla pozza. Io la userei subito, signor Luna. Esatto. Che cos'è? Ma tutti qui! Fanculo! Tocca che creiamo uno dei due ascensori. Ok, nessuno ci ha visto. Quindi sappiamo che volendo ci sono i tombini per fuggire. Sì. Solo che in questo modo stiamo veramente. Adesso dobbiamo aspettare che se ne vadano. Posto. Adesso vuole che quel cagacazzo è infatti. Se vuole a sto punto prende le munizioni. Già che ci siamo. Comunque fanno veramente da. Occhio che ne arriva un altro da sopra, quindi visto, visto. Si muove. Io andrei direttamente sopra, esatto. Adesso. Porca, un altro. Tutti lì, oh! Teste di cazzo. Ma tu. Sì, Lune. Ho sbagliato tasto. No. Ok. Tra un po' arriva. Andiamo. Dai. Ok, posto. Signor Lune deve farlo andare avanti. Solo. Ok, tempo di fuga 13. Che cos'è? Quindi finché non usciamo dall'ascensore non ci salve, eh? Ricordiamocelo. Direi ultimo try, perché dopodiché. Sì, va bene. Andiamo veramente. Sono d'accordo. E questa qui ormai lo sappiamo a memoria. Torni dentro. Vabbè, anche così va bene. Prendiamo il binocolo che magari ci serve. No, vabbè, il binocolo lo prendiamo assolutamente. Vada. Ora c'è quel cagacazzo babaleo. Eccolo, torna indietro.
lo stronzo. No, va avanti. Ha fatto un po' così il ballo del pinguino. Il ballo del pinguino. Ecco. E via. Non se ne va. Cosa buona giusta. Vada, dottore. No, l'abbiamo già preso. L'abbiamo già presa, allora, sì. Ben detto. Io però faccio prima così. Perché non si sa mai. È giusto. E così facciamo. È giustissimo. Che non abbiamo la certezza che funzioni esattamente come funzionava. Però non intanto. Per il resto abbiamo 60. Apra l'ascensore. Su e giù è uguale. Sì. Perfetto. Beh, come nei veri ascensori, infatti. È giusto. Saliamo al piano 3. E noi qui ci salutiamo. Assolutamente sì. Prema il tasto start, casomai che entri qualcuno. E salviamo. Ma tanto non ce lo salva finché non andiamo con la volpe. Ah, è giusto. Noi speriamo che il video vi sia piaciuto. Vi invitiamo a commentare, scrivervi se ancora non l'avete fatto. Mm-hmm. A fare come sempre tanto. L'amore. Assolutamente sì, mi raccomando, diffidate dalle professioniste. Se non sono effettivamente professioniste. Altre volte si non le va detto il contrario, ma vabbè. Ma succedono tante cose. Ricordatevi di prendere buoni voti a scuola. O al lavoro. Buoni voti al lavoro. Fate vedere al vostro capo che in matematica ancora sapete spaccare i culi. Esatto. Seguite le altre serie, perché noi abbiamo anche altre serie. Abbiamo Dark Souls, abbiamo Metal Gear 1, pensate. Chi l'avrebbe mai detto? I Driver, che ad oggi dovrebbero essere ancora due, si spera che prima o poi esca anche il terzo. Mm-hmm. Diciamo che per fare le cose fighe ci stiamo dilungando un po' troppo. Sì. Ma anche il mai considerato Dead Nation, cazzo, cioè Dead Nation bellissimo, non lo nominiamo mai, quindi andatevi a vedere Dead Nation e diteci se è il caso di nominarlo oppure se abbiamo fatto bene a non cagarlo pare tutto questo tempo. Ma qualsiasi sia, che è un po' ridondante, la vostra passione, seguitela su il mio canale sul tubo italiano. Non masturbatevi troppo, che dopo si diventa secchi. Guardate il segno. Io non ce li ho più gli occhiali. Questi sono di riposo. È come l'estrema unzione, praticamente. No, è come l'indulgenza. Il signor Luna ha avuto l'indulgenza plenaria. Esatto. Ciao. Obers, il miglior canale sul tubo italiano. Io sono il signor Lune. Migliore. Io sono dottor Meg, comunque. Il dottore! Comunque sì. Cioè, me l'ha detto mia madre. Cioè, è una fonte. Ah, beh. È una fonte. Cioè,